Ciao ragazze, bentornate nel guardaroba di Too Style, oggi per una puntata secondo me davvero speciale, perché vi diremo quali borse è giusto comprare per il prossimo autunno-inverno. Sicuramente da non sottovalutare l'acquisto di una maxi bag, quindi una borsa davvero dalle proporzioni maxi esagerate da portare da giorno a sera, soprattutto se andate in ufficio tutti i giorni. Poi ancora quelle che noi in gergo moda definiamo tote, ovvero dotate di mono o doppio manico, solitamente sono rigide. Interessante invece questa rivisitazione del bauletto dal sapore un po' retro. E poi ancora le tracolle. Tracolle quindi solitamente sono metalliche. Le trovate sia gold che silver, quindi a differenza del metallo che più vi piace. Questa è un po' dal gusto anni 70, quindi da mixare anche con dei jeans, delle pellicette ecologiche. E questa invece anche lei è un po' più bontone, elegante, quindi sempre un po' retro. Non devono ancora mancare nel vostro guardaroba. So che non è proprio una tipologia, perché non si sta parlando di formati, però comunque il nero non fate che vi manchi nel vostro guardaroba, perché comunque serve ad accessoriare qualsiasi tipo di outfit, che voi abbiate delle fantasie con il cammello, con i grigi, con il blu, con il total black, anche col bianco è perfetto, per cui nella forma di shopper per accompagnarvi da mattino a sera, o ancora le trovo divertenti e originali. La postina con tracolla rivisitata, da giorno a sera anche questa, o la versione più elegante come quest'altra. Ci sono ancora, poi da tenere sicuramente d'occhio, quelle borse dal sapore un po' ladylike, quindi donna elegante, bon ton, un po' aristo chic. Tra queste annoveriamo questo formato, che è sempre un po' vintage, con un mix di materiali dallo struzzo al velluto alla vernice, dotata comunque di tracolla molto capiente che vi permette di mettere tutto al suo interno. E poi ancora, visto che è una delle grandi tendenze quella del pastello, questa che fa molto Kate d'Inghilterra, quindi sicuramente chic, e quest'altra che è dotata di doppio manico in pelle goffrata, ma se voi volete vi accompagna anche così sotto forma di busta pochette da portare sotto braccio. Ovviamente nella vostra maxi bag non può non esserci una busta, perché magari ad un certo punto della giornata siete stanca a portare tutta la vostra roba in giro, per cui tirate fuori dalla maxi la pochette versione busta, e se anche voi come noi della redazione avete ogni tanto qualche evento a cui presenziare, non può mancare la clutch sotto forma di gioiello sbriluccicoso, un vero e proprio gioiellino, oppure la busta sempre impreziosita da pietre e cristalli. Che dire ragazze, io poi non posso vivere senza, ce lo siamo già dette anche nella scorsa stagione, le mini tracolline. Sono comodissime perché, come vedete, le mettete in questo modo, potete avere anche più borse, più sacchetti o anche soltanto la spesa da portare in giro, e loro vi tengono contenuto il necessario. Per cui che dire, alla prossima puntata, ciao!